Ciao a tutti e bentornati da Guida Scientifica per Autostoppisti. Quest'oggi parleremo di un dinosauro diventato molto famoso nella cultura di massa, ma di cui si hanno pochi fossili e poche informazioni certe. Questo dinosauro è stato un mistero fin dalla scoperta dei primi resti, ma nuove teorie sono state confermate e si è iniziato a sollevare il velo sulla vita di questo grande predatore. Oggi vi porterò 15 curiosità che forse non sapete sullo spinosauro. Siete pronti? Allora iniziamo! Il suo nome scientifico è Spinosaurus aegypticus. La prima parte del nome deriva dal suo aspetto, infatti significa lucertola spinata, mentre la seconda parte del nome deriva dal luogo del ritrovamento, situato appunto in Egitto. Il suo scopritore fu il paleontologo e aristocratico bavarese Ernst Freyer Stromer von Reichenbach. Questo Stromer, dal 1910 fino al 1914, organizzò una sfilza di spedizioni che portarono a galla, tra le tante ossa, anche i primi resti di spinosauro. Quando il paleontologo studiò l'animale, faticò molto a descriverne l'anatomia, ipotizzando fosse il risultato di un'evoluzione molto specifica. La sua visione di questo dinosauro era molto simile a un T-Rex con una coda spinata. Tuttavia, questi resti così bizzarri vennero esposti al Museo di Monaco, dove rimasero fino a che non accadde una terribile tragedia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Stromer chiese al direttore del museo di spostare i fossili in un luogo più sicuro. Il direttore si rifiutò e durante i bombardamenti del 1944 da parte dell'Alleanza, gli unici fossili di spinosauro andarono perduti. Ad oggi sappiamo della loro esistenza solo grazie ai disegni, alle foto e alle descrizioni presenti nelle riviste dell'epoca. Questo dinosauro possedeva un cranio lungo ed affusolato, simile a quello degli attuali coccodrilli. Nelle mascelle era collocata una fila di lunghi denti conici ed appuntiti, presenti in numero di 6-7 su ciascun lato del premascellare e altri 12 in ciascuna delle mascelle. Il secondo e il terzo dente di ciascun lato appaiono di dimensioni maggiori rispetto agli altri del premascellare, creando uno spazio nel quale trovavano posto i grossi denti della mandibola. Fra gli occhi era presente una piccola cresta, il cui scopo era ornamentale. Infatti si ritiene fosse di colori vivaci. Nel corso dei decenni, incrociando le informazioni sopravvissute alla guerra di Stromer con i ritrovamenti di alcuni parenti stretti dello spino, come il suo comimo, si è riusciti a calcolare più o meno le grandezze reali dell'animale. L'ipotesi più plausibile lo vede con una lunghezza compresa tra i 15 e i 18 metri e dal peso tra le 7 e le 9 tonnellate. Queste misure lo portano non solo ad essere più lungo del T-Rex, ma addirittura al record di più grande teropode noto. Come oggi sappiamo, lo spinosauro era un dinosauro semiacquatico. Ma per capire meglio questa osservazione, facciamo un passo indietro. Nel periodo in cui è vissuto, ovvero da 95 a 100 milioni di anni fa nel Cretaceo, diverse specie di rettili si sono evoluti per vivere in acqua. Attenzione, rettili, non dinosauri. Alcuni esempi sono i plesiosauri, gli ittiosauri e i mosasauri. Da alcuni fossili si è arrivati a comprendere definitivamente la forma della coda dello spinosauro. Questa appendice aveva la forma di un remo e la sua punta era in grado di ondulare, permettendo così all'animale di muoversi in avanti in acqua a grande velocità, aiutandosi anche con le zampe semipalmate. Lo spinosauro è dunque il primo dinosauro conosciuto ad avere una coda piniforme e la prima prova di un dinosauro che è riuscito ad adattarsi alla vita acquatica. Di conseguenza, lo spinosauro era sì un animale che si muoveva sulla terra, ma comunque passava gran parte del suo tempo in acqua, muovendosi in parte come fanno i coccodrilli, ovvero tenendo il muso a livello dell'acqua e nuotando abilmente grazie alla propulsione data dalla coda. Le sue prede erano principalmente pesci di qualsiasi tipo, intuibile da alcune squame ritrovate nei fossili. Ma la scoperta di un dente di spinosauro conficcato nelle ossa di un pterosauro fa pensare che fosse un predatore opportunista, come gli orsi bruni di oggi, quindi non disdegnava carcasse e piccole prede.
Il nome spinosauro, come detto prima, deriva dalla sua particolare spina dorsale a forma di vela. Questi processi spinosi potevano arrivare a una lunghezza superiore a 1,5 metri ed erano coperti da una superficie liscia. Si ipotizza servisse nell'attrazione sessuale e nella regolazione termica, anche se ci sono poche tracce di canali per vasi sanguigni nei resti rinvenuti. Si teorizza anche che la vela avesse funzioni idrodinamiche, condividendo la forma con quella dei pesci vela, ma che fosse anche utile nella caccia. Sembrerebbe cacciassero in branco, accerchiando i pesci e tenendoli intrappolati con le loro alte vele, stordendoli intanto con le code lunghe e affusolate. Così i vari esemplari potevano catturare facilmente i pesci con il loro muso allungato e cibarsene. Questa tattica di caccia è molto comune negli squali volpe. Come sappiamo, lo spinosauro viveva in Nord Africa, nell'odierno Egitto, che ai tempi aveva un bioma costiero fluviale, ricco di canali e mangrovieti. Dalla prima scoperta ad oggi, però, Stromer si accorse di una peculiarità. Solitamente ci sono più erbivori che carnivori in un ecosistema. Però, nel Nord Africa sembra fosse successo il contrario. Lo spinosauro conviveva insieme ad almeno 3 superpredatori diversi. E oltre ad alcuni sauropodi, non sono stati trovati altri erbivori. Fortunatamente la scoperta che lo spino fosse semiacquatico e pescivoro non lo metteva più in competizione con gli altri, e si risolse così l'enigma di Stromer. Esistono tante ipotesi sulla postura dello spinosauro fuori dall'acqua. All'inizio Stromer ipotizzò la natura bipede, ma negli anni venne smentita per via del peso troppo elevato dell'animale e delle zampe posteriori troppo piccole. Prese piede la teoria sul quadrupedismo classico, ma anch'essa venne eliminata. Ci sono state altre teorie, come un possibile movimento strisciante, simile a quello delle foche, o un'andatura sostenuta con i lati esterni delle mani. Tralasciando la locomozione quadrupede, ci si può buttare su quella bipede. Alcune teorie vedono come l'alta vela sia il risultato di un'evoluzione atto a bilanciare il peso sporgente in avanti dell'animale, altre come si bilanciasse da solo mettendo il petto in fuori e il collo verso l'alto. Insomma, la locomozione dello spinosauro è ancora un mistero, almeno fino a nuove scoperte. Lo Spinosauro aegypticus appartiene alla famiglia degli spinosauridi, creata proprio per riferirsi a questo dinosauro. Negli anni la famiglia si è allargata, a seguito delle scoperte di Baryonyx, Sucmimo, Eritator e Ichthyovenator. Tirando le somme, dal 1915 ad oggi, possiamo vedere come sia cambiata la rappresentazione dello spinosauro, a seguito di numerose nuove scoperte. Dalla descrizione di Stromer, che lo vedeva come un teropode con una vela tondeggiante e una coda da T-Rex, fino agli anni 2000, in cui cambia la postura e la forma del muso. La vera svolta è avvenuta negli ultimi anni, dove finalmente si ha uno spinosauro semiacquatico, con la vela squadrata e la coda come quella di un tritone. Lo spinosauro è diventato famoso nel mondo grazie al film Jurassic Park 3, dove sostituisce la parte del T-Rex come cattivo nel film. Ovviamente nel film ci sono molti errori, come il fatto che l'animale è stato creato sulla base di un Baryonyx, o che fosse rappresentato come un superpredatore terrestre. Anche in One Piece, un personaggio chiamato Page One è in grado di trasformarsi in spinosauro. Lo Spinosaurus è anche raffigurato sui francobolli in Angola, Gambia e Tanzania.